Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Farfariello, sono il direttore dell'impianto ReLife Recycling di Grugliasco. In questo impianto vengono conferiti cicli di raccolta differenziata di carta e cartone proveniente dai comuni dell'Interland torinese, oltre altri quantitativi di carta che vengono raccolti presso i nostri clienti, in quanto ReLife offre servizi anche a utenti privati, aziende, logistiche, supermercati. Noi siamo una piattaforma Comieco e come tale facciamo parte dell'anello del recupero. Principalmente le due macro categorie: abbiamo la raccolta selettiva, ovvero carta cartone da imballaggio, e la raccolta congiunta, quella che viene presa direttamente dal cassonetto delle unità abitative dei cittadini. Le quantità principali, come dicevamo, di carta cartone raggiungono fino a 1500 tonnellate al mese, dove assicuriamo l'avvio al recupero dopo l'eliminazione delle frazioni estranee contenute all'interno della raccolta. Una volta lavorate, il materiale assume la categoria di end of waste, ovvero materia prima e seconda per cartiera, per essere destinate alle cartiere che riproducono nuovamente carta e cartone. Siamo il primo operatore privato a livello nazionale. ReLife ha quattro divisioni, tra cui la prima è la divisione della ReLife Recycling. Al suo interno vi sono 18 impianti di produzione che assicurano l'avvio al recupero e al riciclaggio dei principali materiali recuperabili. Gli impianti sono dislocati su tutto il territorio nazionale, meglio Nord Italia, partendo appunto dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Liguria e Emilia-Romagna. Un'altra divisione è la divisione Paper Packaging, composta da 5 scatolifici che utilizzano il materiale riciclato delle cartiere per dare origine nuovamente a nuove scatole di cartone. La quarta divisione è la Paper Mill, dove all'interno vi è la cartiera di Bosco Marengo per la produzione di carta dedicata alla formazione di anime di cartone, coni per la tessitura e tubettificio e interfalde in carta e cartone. In questa parte abbiamo il monoprodotto, che è appunto tutto materiale di imballaggio di carta e cartone, dove dopo averli depurati da quelle che sono le frazioni estranee contenuti, carta, plastica o altre tipologie di impurità, vengono caricati sul nastro trasportatore che alimenta la pressa imballatrice, che dà origine per compattazione a delle cosiddette balle di carta, a un impianto di separazione meccanizzata di quello che è la raccolta congiunta, ovvero le due frazioni di carta da imballo e di carta grafica. Questo è il risultato del nostro processo di lavorazione che viene svolto all'interno della ReLife Recycling, ma è l'inizio del processo della nostra Circular Economy. Il materiale, ormai una materia prima e seconda, verrà portato in cartiera, dove verranno prodotte le bobine di carta portate al nostro ondulatore, che produrrà foglio di carta e cartone per fustellare nuovamente delle scatole che ritorneranno nuovamente nelle case di tutti gli utilizzatori sotto forma di contenitore.